grazie, grazie. A tutti! Grazie, grazie, ci fate emozionare. Sabato sera all'insegna del divertimento con il duo comico degli Arteteca sul palco di Villa Macrina nell'ambito della rassegna Restate a Torre. E per noi è importante, voi dovete capire che il vostro calore per noi è importantissimo, anche perché noi siamo partiti dal basso. Specialmente lui l'è rimasto, basso. Enzo e Monica, coppia artistica così come nella vita reale, hanno portato in scena tanti divertenti sketch e molti tra i personaggi tanto amati dal pubblico. Vita! Che amo! Cuore! Che amo! Battito! Che amo! Che faccia mia vita! Amo, ma perché non andiamo su bar della nave dove vanno tutti quanti che dai i drinks gratis? Cosa? Il bar dove siamo andati prima? Tu ti pensi che sono chetina? Io rispondi. Non ti permettere di rispondere, ti scomodi sangue. Lo so io perché vuoi andare in quel bar, perché prima in quel bar è successo un fatto. Tu sei andato vicino alla signorina del bar e hai detto una frase ambigua, volgare, che mi ha fatto uno schifo dentro proprio. Ma con te? Che hai detto? Che hai detto? Hai detto Coca-Cola e popcorn. Che schifo. Siamo con gli Arteteca qui a Villa Macrina dopo uno spettacolo molto divertente che ha appassionato tutti i fan che sono venuti a vedervi nonostante la pioggia. Ciao a tutti, ciao, sì, nonostante la pioggia sì. Siamo riusciti, ci siamo divertiti, è stata una bellissima serata. Se mi raso i capelli a zero, sembro Bruce Willis. No, ma se ti metto un'antenna in capo parlo delle Tabis. Molti dei vostri personaggi sono molto amati dal pubblico, cosa ne pensate di tutto questo? Ma non ci spieghiamo ancora, diciamo, però fin quando succede questo va sempre, sempre bene così e li ringraziamo sempre. Cuore, quello veramente è corto. E capite chi è quello là? Il marito della sciatuscia. Dopo tanto tempo che purtroppo per vari motivi spettacoli col pubblico non avete potuto farne, com'è stato ricominciare e tornare a contatto col pubblico? Ma è la cosa più bella che possa esistere. I live per noi sono fondamentali, il contatto con la gente lo è, rivederli, potergli stare vicino, sentire le risate dal vivo è la cosa più bella del nostro lavoro. Speriamo che continui. Penso a tutto io, alla casa, a Sara, a cucinare. Così oltre alla febbre mi sali pure la pressione. Ciao a tutti i battiti di Vusiti. E ciao, di Turi del Greco. Un abbraccio a tutti. Siete il top. Come sei bella, non me l'aspettavo. Non posso dire altrettanto. E già, io non mi trovo perché sull'immagine del profilo di Facebook c'era la foto di un bel ragazzo. Però su Instagram. E quello è mio fratello. Però dico, su Instagram c'era la foto di un bell'uomo con i capelli brizzolati, un bel fisico. E quello è mio padre. Però dico, su Twitter c'era la foto di una bella donna con i capelli lunghi. E quella è mia mamma. Allora a te ti hanno adottato. Lo spettacolo ha visto come sempre una grande presenza di spettatori, come sottolineato dal vice sindaco Enrico Pensati. Successo, ormai siamo abituati a dirlo perché, viste le avverse condizioni meteo, anche stasera abbiamo temuto il peggio, però era veramente una questione di rispetto nei confronti del pubblico, perché erano qui ad aspettare dalle 7, abbiamo avuto sold out dopo 20 minuti dalla prenotazione. Le condizioni meteo erano quelle che erano, ciononostante gli Arteteca hanno voluto esibirsi, il pubblico ha aspettato, il meteo è migliorato, l'arena era piena e quindi siamo soddisfatti. Ma tra l'altro, consentitemi di dirlo, non è più una novità perché questi eventi stanno veramente avendo un grande successo. Basta, mo calmati adesso, basta, non piangere più, basta. Come devo fare? Sta piangendo da stamattina. E perché? Avrà capito che tu sei padre. Anche questa sera sold out, anzi avevamo tantissime persone anche all'impiedi, è stata una giornata emozionante, emozionante perché il pubblico ha gremito gli spalti di Villa Macrina già dalle 7 di questo pomeriggio, alle 8 era già sold out. Sono stati qui a Villa Macrina, hanno atteso che spiovesse, nonostante la pioggia sono rimasti qui ad attenderli in maniera veramente ordinata ai propri posti. Questo dimostra quanto il popolo di Torre del Greco abbia voglia di vivere questi momenti importanti, questi momenti che portano allegria, gioia e spensieratezza. Questo dimostra quanto il popolo di Torre del Greco sia un popolo educato ed ordinato.
vi attendiamo numerosi per i prossimi appuntamenti. Questa è una programmazione che dà lustro alla città di Torre del Greco e i risultati si stanno vedendo, sono sotto gli occhi di tutti. Tutte le sere sold out. Un ringraziamento ancora una volta va alla città di Torre del Greco che si mostra preparata a queste iniziative. Grazie mille. Prossimi appuntamenti qui a Villa Macrina? Abbiamo il giorno 21 Peppe Iodice, il giorno 28 Tony Tammaro, il giorno 30 uno spettacolo meraviglioso di magia di DJ Lillo. Poi c'è tutta una serie di date, tantissimi appuntamenti fino a settembre con realtà locali. Anche se sono realtà locali, sono dei spettacoli meravigliosi. Quindi seguite la programmazione del nostro comune di Torre del Greco per quanto riguarda gli spettacoli e la troverete sui social e sulla pagina di TV City. Un saluto a tutti. Grazie!